Ma durante ste feste, un pezzetto di carne e buona ci vogliamo mangiare o no? Io direi di sì, tra Natale, Santo Stefano e Capodanno, ecco, in quei giorni là, una bella bistecca, sapete di che cosa? Di ciccetta, una bella costata, guardate che marezzatura. Questo è un Black Angus, allevato però in Italia, quindi razza Black Angus. Ma che significa? È un animale che è nero, col pelo nero, e tra le sue qualità è quella che l'82% su 100 grammi di ciccia sono le proteine e il 18% sono grassi. I grassi ci stanno, però guardate, questo quando è marezzata così, che se scioglie tutto sto grassetto, lo sapete che fa? Diventa una morbidezza, una bontà. Però il problema a casa qual è? Ma come faccio a cuocerla bene? Allora, io metto prima un goccetto di olio, così, che la bella, la ungo un pochettino, perché a me piace che mi fa la crosticina. Questa è una bistecchetta, è una costata che pesa all'incirca 1,3 kg. Guardate che bella, eh? Allora, padella a calore proprio alto, 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 alto. Una cosa importante, dovete tirarla dal frigorifero almeno un'oretta prima, perché così, che succede? Si stiridisce, non rimane freddo il cuore, ok? Quindi la tiriamo fuori dal frigo un'oretta prima, così a temperatura ambiente. Poi scaldiamo qua bene la padella e la prima cosa che è da fare è questa qua. No, così, no! Così. Scaldiamo la parte dell'osso, dove sta l'osso, la base dell'osso, così piano piano sarà il conduttore che manderà il calore fino a qui, perché la parte più difficile da cuocere, quella proprio vicino all'osso. Quindi facciamo scaldare così, quanto non si può bruciare, non ci interessa. Vai, vai, va tranquilla. Nel frattempo riassaggiamo un'altra volta questo vino, che trovo fantastico, biologico, buonissimo. Siamo in Toscana, si chiama Colle Petruccio Stregato Montegucco Rosso di OCG. La bontà. Guardate qua, biologico. Assaggiamo. Anno 2015, ragazzi, sono passati quasi 5 anni. Nel frattempo io non annoiarsi, no? Bicchiere mio. Oh, la carne è la Toscana, il vino rosso, così stanno, sono amici da sempre. E questo si deve ancora un po' aprire. Adesso, piano piano il calore è salito. Sentite come la canzone da Toto, piano piano. Adesso, vedete che sta succedendo? Il grasso così piano piano scende. Sta sudando, suda. Adesso faccio così. Siete pronti? Volete sentire il rumore? Bella, amore mio, quanto sei bella, passerotta! Mamma mia! Allora, questi animali, i maschi dei Black Angus, arrivano a pesare 1100 kg. Le femmine intorno ai 700, più sguerle, sono più sottili, 700-800 kg. Adesso mi comincio a mettere qua su un po' di sale, poco. Sentite, guardate il grassetto. Ah, vai così. La carta di pepe. Oggi questa la facciamo una cure, eh? Non mettiamo nessuna aroma, eh? Mamma mia, che bella. Non è fumo? Ma questo mette giù, lo mettere qua, tutta la scende, guarda. Così. Questo è un profumo. Si fa un altro goccetto. Tanto oggi è staccata. A Montegucco, che vino. Vai. Addobbi, se volete venire pure a casa vostra per dare addobbi, c'è camera uova disponibile, fagli addobbi per dare su misura. Voglio vedere un attimo, no, io ti giuro, ho una voglia da girarla, però devo aspettare, devo ballare, devo bere, devo aspettare, devo ballare. Mamma mia, guarda qua, spettacolare. A sto punto ci provo, vedo sotto, vedo com'è. Mamma mia, ragazzi, è quello che volevo.
Madonna mia, qua vedi che è stata meno a contatto. Quando c'è più a contatto con la padella, con il fondo della padella, non schiacciatela. Io la sto soltanto sistemando, non la sto schiacciando, perché sopra riesco tutti quanti i succhi e si diventa asciutta. Questo è il capolavoro, ragazzi, della natura, del macellaio, di tutti. Ah, questo avete i polmoni. Nel frattempo che si cuoce, si rosa la parte sotto, che facciamo? Io prendo una teglia e una grata. Andiamo più al forno. Metto la teglia sotto, riempio con l'acqua, così la carne, adesso vi spiego che cosa accadrà. La carne la poggerò più su sulla griglia, scola e il grasso casca nell'acqua e non fa fumo e non sporca niente, non si attacca. Sulla grata, perché così diventa bella croccante, non è? Perché sennò di volte capita che strometti sulla teglia, la parte sotto diventa moscia, diventa bollita, invece vogliamo una cosa tutta crosticina, una bontà. Faccio così, spengo. Ah! E fine bella cottura, la finiamo così in forno. Quindi il problema è che dire troppo fumo a casa quando faccio la bistecca, devo andare a mangiare forza al ristorante, non c'è più. Eccolo qua, perfetto. Vedete, scolerà, non diventerà la parte bollita perché non sta a contatto della teglia intera, sta a contatto della grata. Quindi scola, non fa fumo e il grasso non si attacca sulla teglia. Ok, quanto tempo? 10 minuti, è pronta. Perché la cottura nostra è medio sangue-sangue, ok? Pronti. Così, lo dico. Ecco, questa è la cottura media, ragazzi. La metto qui dentro, che non si fredda, ma nel frattempo si ruota. Così, chiusa, qua, bella. Qui dentro la carta alluminio, così piano piano rimane in temperatura, si riposa, tutti i succhi vanno all'interno, non fuoriusciranno dopo e sarà buonissima. Nel frattempo faccio una salsetta, a me piace, poi voi fate come pare a voi. Con l'aglio, l'aglio ci sta, butto l'aglio intero, così. Poi peperoncino secco che ho fatto seccare io, taglio così. Mario, oggi si mangia la ciccetta, una salsetta piccantina, tipo mi ricorda molto il Kenya, piripiri, chiamiamolo così. E poi se volete, proprio volete esagerare, mettete un po' di rosmarino, tagliate finemente, così. Madonna che fame che c'ho, ragazzi, c'ho la fame io. Ma perché io sto fame? Vado così, butto qui dentro, zac. Mettiamo un altro modolietto, i nostri amici ligari, vai. Vai. Siamo pronti? Si mangia. Allora, una cosa importante, non mettete la carne sulla porcellana, a meno che non avete messo il piatto in forno ed è caldo. Quindi vi consiglio, tanto a casa si può fare, di usare il legno. E così non si raffredda la carne subito, rimane. Mamma mia, guardate che roba! Ma che è? Questo è un capolavoro, ragazzi. Non posso assaggiare che roba. No, prima. Lo taglio, eh? Cottura che piace a me, medio, ecco, medio sangue, così, guardate che bello, che colore, ragazzi, guardate, così, bello. Metto un po', oh, spettacolare, ragazzi, che piacere. E adesso, con bel bicchiere di vino, vi auguro un buon anno, un buon tutto, pieno di successo, di salute, di tanto lavoro e di tanta bontà, sempre, la bontà sempre del mangiare.